Allora vi spiego come stanno un attimo le cose. Io stavo giocando appunto a Ever Oasis per portarlo appunto oggi. L'episodio di oggi, quello che vedrete ora, sarebbe andato in onda giovedì, mentre oggi doveva esserci appunto l'episodio che Fraps non mi ha registrato. Ma perché non mi ha registrato Fraps? Il problema è che quando io faccio partire la registrazione di Fraps, sto sempre attento che inizi a registrare. Praticamente la scritta 99 diventa rossa ed io sto tranquillo. Ora, premendo F1, parte la registrazione. Fin qui tutto a posto, vedo che parte, gioco, 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 salvo, sconfiggo un boss intermedio, salvo. Premo F1, la registrazione non si ferma. Lo ripremo, nulla. Lo ripremo, la striscia diventa di un rosso. La scritta 99 diventa di un rosso scuro. Ho detto porca puttana, stavo registrando in modalità aereo. Ora, per chi non lo sapesse, la modalità aereo serve per registrare lo schermo del computer perché Fraps, se non è in modalità aereo, ti registra il gioco. Il problema è che per sbaglio devo aver tenuto di premuto di più F1, cosa che non faccio mai, e mi è partita la modalità aereo. Ora, siccome io la modalità aereo non ce l'avevo selezionata su Fraps, mi ha registrato non so come gli ultimi 33 secondi di gioco, perché poi l'ho dovuto spegnere manualmente Fraps perché la registrazione non si fermava. Quindi cosa è successo in questi 33 secondi? Che poi... Nulla, non è successo nulla perché stavo uscendo dalla stanza del boss, mini boss, insomma, quello che era. Praticamente ho recuperato le tre lastre. È stata la cosa più facile del mondo, quindi faceva parte del video, ve l'avrei fatta vedere, però non posso, quindi nulla. Sono andato alla spiralcava, le ho inserite, c'è questo piccolo labirinto con nessuna difficoltà ho superato. Sono arrivato appunto al punto di salvataggio. Che faccio io? Tranquillo, vedo che sta registrando, salvo. Vado nella stanza accanto, che era l'unica stanza disponibile. C'è un Serca, Sarul, che è stato controllato dal Caos, che è quello che abbiamo incontrato appunto al cimitero marino che faceva i terremoti. E Sarul, è un servitore del Caos ai comandi di Shout. E dopo, una volta sconfitto, mi ha detto: tanti sono i più deboli dei tre servitori, quindi ne troverai altri due che ci penseranno loro a sistemarti. Fatto questo, vado nella stanza successiva, trovo la chiave blu. Torno, salvo e mi accorgo appunto che Fraps non mi ha registrato un bene amato cavolo. Allora che ho fatto? Ho spento sperando in qualche miracolo, dico no, no, non può essere che non mi ha registrato, era rosso, vado a vedere 33 secondi di footage. Un urlo che mia madre si è spaventata. È la prima volta che mi succede. Ad ogni modo... E che ho fatto? Niente, ho riaperto Fraps, ho collegato appunto il 3DS giusto per vedere se partiva la registrazione. F1, F1, F1 non parte più con F1. Ho premuto di più F1, parte la modalità aereo, ovvero quella che non ti registra un cavolo se non hai la modalità aereo attivata su Fraps. Insomma, è un casino tremendo per chi non conosce Fraps spiegare sta cosa. Ad ogni modo, l'importante è che non ha registrato nulla. Questo è quello che importa. Ve l'ho spiegato quello che è successo, insomma, la boss fight è stata semplicissima, davvero. C'era anche lo stregone del caos, ma non era granché. Ho sconfitto prima lui e poi dopo ho sconfitto il Serca, insomma, 3 minuti, neanche, 2 minuti e mezzo massimo di lotta. E comunque sia, penso che le altre boss fight che vedrete in questo video saranno uguali. Comunque sia, faccio tutto il labirinto e poi, insomma, andiamo da Esna o quello che c'è da fare. Ciao a tutti, Cuge, ben ritrovati alla vostra Andrelink91. Dunque, il video che avete visto prima ovviamente non era il mio, ce l'ho anche scritto che era di un altro YouTuber, ma per farvi capire un pochino quello che diavolo era successo quando non ho potuto registrare, insomma, non avevo altro modo, quello era l'unico modo possibile. Ci arriverebbe lì la mia magia del vento? Ah, si blocca prima, ok. Andiamo di qua allora. Senza cascare, grazie. Dunque, dopo aver recuperato appunto la chiave blu, andiamo di qua. Continuiamo il viaggio. Dovrei riuscire a farlo tutto quanto oggi, questo santuario. Vedo cose che non mi piacciono neanche un po'. Allora, sicuramente qua ci sta un Bebelif, come si chiamano quei cosi giganti. Ah, la sabbia zecca, insomma, dovrei riuscire a mandarla giù abbastanza facilmente. Aspetta, questi cosi non è che nascondono...
Non mi sembra, però si ricarica la maledetta. Non attacca ancora? Ah, va lì per ricaricarsi, eh? Ma dai! Ma insomma... Ce ne sono altri? No, non ce ne sono altri, sembra. Ah, quindi lei, insomma, ha perso tempo a ricaricarsi pur per... non attaccando. Voleva solo ricaricarsi. Ma io, sapete, ragazzi, io andrei a prendere veramente... coso, come si chiama? Levi, non Levi, perché Levi? È Levi. Ci vuole una chiave verde, a quanto pare, che non ho. Andiamo di qua, quindi, che è l'unica strada possibile. Oh, cavoli, ma dai, già... Uffa. No, questo confonde, è Zubat. Ma come... come mi ha... Cosa c'è? Cos'altro c'è? Chi è che la... Ma mi sembrava che ci fosse qualcos'altro. Ah, forse era solo un'impressione. Vabbè, mi ha preso. Dai, riprenditi subito. Ok, è andato anche questo. Ok, allora dobbiamo fermare intanto questi cosi lì, che comunque sia danno fastidio. E andiamo di qua allora, che di là non ci posso andare, dato che comunque sia... Ah, qua la strada è bloccata, ok. Un altro di questi cosi. Quanto li odio. Vabbè, curiamoci un attimino con una pozione meglio che mi ricarica tutto. Allora, o devo cascare e poi risalire, oppure andare a premere questa campanella qui. Che non so cosa faccia, ma qualcosa farà. Ah, bene. Fammi studiare un attimino la cosa. Quelle lì continueranno a colpire all'infinito, vero? Ma per cosa servirebbe? C'è del timing da rispettare tra quando si gonfia quella? Sì, c'è un po' di timing da rispettare. Non so se sono correlate, ma intanto io faccio girare questa che dovrei... Poi mi dovrebbe far andare sotto, credo. Non ne sono sicuro. Ah, no. Ah, ok, si alzano i pannelli. Bene. Sì, ho proprio bisogno dei pannelli. Quindi c'è un po' di timing da fare. Vabbè, dai. Non sarà tanto complicato se solo riuscissi a capire come salire. Ah, vabbè, questi mi portano giù, ma non è un gran problema. Si possono salire tranquillamente. Non si possono rompere quei cosi. Va bene. Ah, devo saltare sopra quella piattaforma. Ok, quando si gonfia allora il cactus grande. Bene. Bene, dai, grande. Oh, no, vabbè. Niente, ci vuole un po' più di tempo. Nulla di che. Posso aspettare che risale. È andata benissimo, tutto quanto con una volta sola. Perfetto. E dovrebbe aprirsi la strada per la porta. Esatto. Ah, ok. Qui dietro, ora, se nel video prima ci avete fatto caso, nel video che vi ho mostrato prima, che non era mio, ripeto, per sicurezza, qui dietro c'è uno dei boss. Uno dei mini boss dei tre che controllano appunto quest'area. Prima era un Serka, Sarul, non so come si chiama in inglese perché a dire il vero devo ancora modificare tutto quanto il video, eccetera. Arnebeth, no, non ci siamo proprio. Come osi presentarti di nuovo al mio cospetto per ostacolarmi? Aspetta, questo era quello che abbiamo incontrato. Dov'era? Al cimitero? No, al cimitero era Sarul. Vabbè, non mi ricordo. Io volevo anticiparti e fare a pezzettini gli altari, e invece... Hai avuto tutto il tempo che volevi. Non credi che in questo mondo ci sia poca libertà? Qualunque cosa fai, quello non va bene, quell'altro nemmeno, e le seccature non finiscono mai. Anche nel villaggio dove viveva il sottoscritto c'era solo gente fissata con le regole assurde per paura di fallire. Per questo, io e il grande Shout vogliamo distruggere tutto. Ma invece di farmi perdere tempo in chiacchiere, perché non ve ne andate adesso? No? Allora è qui presente Arnebeth, si divertirà a giocare con te. Su, attacca! Ragazzi, questo mi sa che è forte. Allora, io come sempre vorrei distruggere prima lo stregone, perché lo stregone è un dito, non nel culo, peggio.
So che fa brutto a dirlo, ma è peggio. Sicario. Ah, ok, questo è Sicario. Facciamo fare questo apposta, è fatta. A posto, ora sconfiggere questo non sarà tanto difficile, credo. È al mio stesso livello, io sono 19, vabbè. Ah, fa un attacco abbastanza devastante, fa, eh. Comunque sia un Lycona. Teniamo da mente che è un Lycona, eh. No, devo curarmi assolutamente. Aspetta, potenziamoci. Uno. E due. Non so se vadano bene messe insieme, però è andato. Ah, è stato facile, ve l'ho detto. Non pensavo che fosse così in gamba. Quindi immagino che sconfiggervi non sarà un gioco da ragazzi. Lasciamo perdere, mi è passata la voglia. Anche se a me la svigno, troverete altri temibili avversari sul vostro cammino. E se dovesse venirvi in mente di mettermi ancora i bastoni tra le ruote, la prossima volta farò sul serio con voi. Arrivederci. Arrivederci anche a te, caro. Ma ora dobbiamo andare a prendere... ok, di qua. Un'altra chiave. Credo sia la chiave verde questa volta. Ok, anche magia dell'evento livello 1 basta. Quarzo verde puro. E per fare pandan col cristallo c'è ovviamente la chiave verde. Esatto, che apre la porta che abbiamo di là, nella stanza precedente. Non precedente a questa, ma precedente a quella che troveremo dopo questa porta. Quanto sono tecnico, mamma mia, iscrivetevi al mio canale. Dunque, la stanza verde dovrebbe essere l'ultima in linea teorica. Perché troveremo appunto un'altra mini sfida da superare e poi dopo il boss della stanza della... No, la penultima, la penultima. Vedo che c'è un'altra stanza da superare. Ok. Allora, intanto andiamo con questo. Ah, devo sollevarmi. Ah, aspetta però. No, non serve sollevarsi, c'è la magia del vento 3. Faccio girare anche così, lo faccio girare. Scommetto con piedistallo va più in alto, giusto? Ok. Penso di sapere già come fare. Penso di sapere già come fare. Non sarà abbastanza difficile. No, ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Forse no, ce l'ho fatta, che culo. Che culo, magia del vento livello 3 mi ha salvato il culo. Non so se i programmatori non penso l'abbiano pensata in questo modo, ma hanno reso possibile farla in questo modo. Dunque la chiave rossa era tutto qui, nessun nemico, ma ho detto nessun nemico, compaiono i peggio nemici. No, vabbè, andiamo allora. La stanza di qua era, sì. Guardalo! Guardalo! L'ho appena detto! L'ho appena detto! Erano questi cosi, lo sapevo, che erano i Bebelif. Bebelif, no Bebelif, vabbè. Dov'è? Chi è? Ah, questo qui? E mi ha fatto preoccupare, Arachnombro, non mi ricordavo mai il nome. Chi si ricordava il nome? Mi ha preso un colpo, dico, ma un nemico potentissimo, impossibile. Ah, fatto. Meno male. Allora, devo andare di qua. Perfetto.
Non salvo nel caso ci siano problemi con la registrazione, dopo vedo. Non dovrebbero esserci, però posso sempre recuperare un po' di salute. Ok. E allora, la chiave per la stanza rossa. Dov'era? No, ho sbagliato. Non dovevo, devo andare di qua, devo andare, veramente. Di qua è la stanza con la, per la chiave rossa. E infatti, eccola. Boh, la coccia mi diceva va di là. E invece ora mi ha detto di andare di qua. Meno male. A volte il cervello funziona. Ah, ok, capisco. Capisco parte dell'enigma ora. Bene. Attiviamo questo. E si alzano tutti quanti i pilastri, scommetto. Ma quello sembra che porti direttamente alla chiave, perché non... Però non riscende, vero? Quello non riscende. Aspetta un attimo, fammi andare un attimo di qua a controllare prima, perché c'è sicuramente qualcosa da fare, c'è. Eccolo! Cosa mi ha attaccato? Oh mio Dio! Ma cosa? Dolorpente! Aspetta, dov'è quello che sta proprio male? Mamma mia, ragazzi, che roba! Quel dolorpente non me l'aspettavo proprio. Ah, c'era questo da attivare, non l'avevo visto prima. Dove ci porterai? Ah, in alto. E... Sì, ci posso arrivare senza... Che diavolo sta succedendo? Sento suoni molesti. Ah, ecco. Sti cosi maledetti, vabbè. Ah. Oh. Devo arrivare lì in cima. Bene. Sarà un gioco di palloncini allora. A partire dal basso? Forse potevo... Boh, non lo so. Mi è sembrata una cosa alquanto strana. Ok. No, fin qui tutto quanto tranquillo. Non so se è normale oppure se sto sbagliando qualcosa io. Eccolo, il nemico. Ti pareva? Ah, sono ben due. Sono anche abbastanza agguerriti, eh. È andato pure questo. Mamma mia, che seccatura. Che seccatura che siete, mamma mia. Sì, era meglio andarmi a curare, però. Io sono testardo e non ci vado. Credo che i palloncini posizionati qui, palloncini cactus, siano già tutti quanti predisposti, o meglio, gonfiati, tra virgolette, in modo che non dobbiamo pensarci noi. Ed è una cosa buona, sinceramente, non, così almeno non perdiamo tempo. O almeno così mi sembra, potrei anche sbagliarmissimo. E infatti... Dovrebbe arrivarci la magia del vento 3. Sì, ci arriva. Perfetto. Beh, questa era facile. Ah, i miei compagni mi hanno raggiunto. Bene, ma pensavo che erano rimasti lì sotto. Ok, ci siamo. Ci dovremmo quasi essere.
Oppure... No, c'è ancora un po' di strada da fare. Sì. Vorrei andare lì, ma... Sì. Ok. Ah, però quel coso mi serve da gonfiarlo. Dove andate? Venite qui. Mi servono i miei compagni qua sopra. Bene, uno è arrivato. Sperando che sia lei quella che ha l'arco, ma non mi ricordo. No, allora è lei. Perfetto. Andiamo, ragazzi. Uno e due. Vabbè, questo era abbastanza facile, sto trucchetto qua da fare. Questo piccolo puzzle da risolvere. Che ci porta a questo punto ad un altro punto di salvataggio. Ma io salverei perché sta registrando, quindi posso stare tranquillo. Ora però devo tornare indietro. Andiamo di qua. Vai piano, grande. Aspetta però. Sembra facile arrivare di là, ma non è. La strada è più complicata di quel che sembra. Ok, però... Do un attimo una controllata con lei, ma non... Non ero sicuro. Ok, a questo punto potrebbe funzionare? No, non funziona! Ah! Però ho capito! Ho capito, devo solo prendere un attimo meglio i tempi. Se ci riesco a prima botta o no, questo è irrilevante. Devo aspettare che si abbassi almeno un pochino. Vai ora, è la mia chance. Sì, eccolo qua. Questo non importa se è gonfio o no. Questo importa? No, questo non importa. Eccoci qui. Finalmente. Chiave arcana. Cioè, questo ci fa scendere per quale motivo? Non lo so, non serve a nulla. Sono un attimo venuto qui all'oasi per cambiare appunto formazione, no, spedizione, sì. La formazione perché mi consiglia di portare uno col martello. Ora, i Serka sono gli unici che hanno il martello. Però ne sceglierò uno tra i più forti. E fanno tutti quanti abbastanza schifo, tranne nessuno perché fanno tutti quanti abbastanza cagare. Non so se mi diceva, se mi consigliava il Serka, perché sai, dice, oh, il Serka almeno può distruggere i massi, però io mi porto Eled, sinceramente, forse. Dovrebbe attenderci il boss dei tre più forti, a meno che non ci attende proprio Shout, ma... A meno che non sia Shout e l'ultimo boss è proprio il caos in persona. No, è una dra. Va bene o tutto va bene. E così siete ancora vivi, eh? Questo significa che avete sconfitto quei due. Da che l'hai capito? Meglio così, a quanto pare siete avversari che vale la pena di sconfiggere. Proprio come mi ha detto il grande Shout. Oh, lei è la sorella! Ah! Non so perché rido, per il nervoso forse. Cefa, sei tu? Ah, quanto tempo che non ci si vede, sorellina. Nei-san è sorellona. Sorellina, sorellona. Andrea, perdonami. Volevo verificare di persona quelle dicerie e ho finito con l'inseguirti. In quattro mi accontento pure, eh. Non mi faccio... Non faccio, non sputo nel piatto dove mangio. Il tuo aspetto. Non mi dire che caos ha assorbito la tua anima. No. Non fraintendere, sorellina. Sono io che mi sono consacrata al caos per diventare forte. Allora, attenzione, perché consacrare potrebbe essere tradotto male, oppure potrebbe essere una grandissima citazione. A Berserk, ovviamente. Il caos è magnifico,
Ho abbandonato ogni cosa e mi sono dedicata interamente alla ricerca della forza. Un cuore arido e duro può ambire a un potere illimitato. È così che sono diventata forte. Sefa, ti ho cercata per tutto questo tempo e adesso ti ritrovo ridotta così. Chiudiamola qui, sorellina. Non credo che tu possa capirmi. Ma sono davvero felice. Ora sconfiggerò il tuo gruppo e diventerò ancora più forte. Sefa! C'è sempre un amichetto stregone lì? Sì. Non ho potere per... Mannaggia la peste. Sefa non sembra particolarmente... Mannaggia. Non sembra che sia particolarmente ortodossa, devo dire. Senti, questo stregone del caos... Guardia, già mi ha rotto le palline, eh. Non so chi è più fastidioso, se lei o se Sefa. Ok, ora tocca a Sefa. È andata, ragazzi, è andata. Un attacco. È andata. Perfetto. Ah, siete davvero forti. Attenzione, però, mi ha aiutato molto... appunto, l'icona, mo io i nomi, ragazzi, Edel, mi sembra. Che comunque sia intossica l'avversario, quindi ottimo lavoro. Sefa, se io mi ritirassi a questo punto, voi recuperereste lo splendore dei tre quarzi di luce. Ma anche se succedesse una cosa del genere, voi non rappresentate comunque una minaccia per il grande Shout. Io stesso diventerò sempre più forte e la prossima volta che ci incontreremo vi sconfiggerò senz'altro, vedrete. Tanto con questo corpo posso affrontare qualunque tipo di sfida. Sefa, non puoi più tornare come una volta? No, sorellina. Questa è la mia natura adesso. Ci rivedremo, allora. Ok, ragazzi. Wow. È stata una lotta molto... facile. Devo ammettere. Non me l'aspettavo così facile. Probabilmente anche grazie al colpo intossicante... della icona. Bene ragazzi, anche questa parte è fatta. So che chiamarla parte è un po' brutto, però non posso dire avventura. Cioè, l'avventura è tutta quanta questa, non è divisa. È divisa in parti, ovviamente. Bene, sarà contenta Esna allora. Ered, l'ha chiamato bene Ered allora. Cosa? No dai! Ma ora che ho tre... Oh mio Dio. Ora con i tre quarzi dovrebbe essere tutto quanto a posto, no? Abbiamo ritrovato il loro splendore. No! Oh no, Andrea, l'osa è di nuovo invasa dal caos. Il potere lasciato dai germogli dei grandi alberi si è dissolto. Come facciamo? Di questo passo la nostra osa non si salverà. Hai purificato i quarzi di luce, ma adesso cosa devi ancora fare? Non temere, piccolo spirito dell'acqua. E tu, giovane germoglio di grande albero, hai riportato i quarzi di luce al loro splendore originale. Quella è la luce da cui nasce il quarzo bianco, e allo stesso tempo è anche la chiave che ti porterà a me. È necessario collocare tre quarzi di luce nella porta meccanica del Grand Canyon Wacht. Io attenderò che superate le rovine della prova, che si trovano proprio al di là della porta. Giovane germoglio di grande albero, e grazioso spirito dell'acqua, procedete. Non vedo l'ora di incontrarvi. Se supereremo le rovine della prova potremmo incontrare il grande saggio. Andiamo, Andrea! Beh, sì, andiamo però.
Concludo qui questo episodio, nel prossimo andremo a trovare questo grande saggio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.